Se volete acquistare crediti FIFA, passate su thefootshop.com. Link e codice di sconto in descrizione. Bella vecchia dama, bentornati qui sul canale di Grana. Oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Rotuacci 2, perché lui dice sempre Rotu Division 1, che è la un stessa pacchetto cosa. Subito di aprire. Sì. Di aprire pacchetto. E l'ho aperto io con esattamente, non so chi sia lui. La cazzetta. E abbiamo trovato il grandissimo Sahan, che beh, pare, che in realtà ciao Moscardelli. Sì, posso parlare comunque? No, non puoi parlare perché dobbiamo vincere, siccome ci allora, sono i soldi. Abbiamo 4.000. La situazione è questa, 6 punti con esattamente due partite giocate. Siete giocate. Esatto, quindi siamo a punteggio pieno. Sì, perché tra l'altro tutte e due 7 a 3, no, una 12 a 3. Una 12 a 3, l'altra 7 a 3, che purtroppo vi siete persi. Sì, cioè, è stata failata malissimo. Cioè, scusate, quest'altro in arrivo, eh. In arrivo. In arrivo la sconfitta. Oh, 6.000 se vincemo il campionato. Sono buoni. Si avvicina il Guaro Guarin. E poi io direi di mettere Balotelli, perché dopo dobbiamo. Ma io direi anche Manolas. Scusa, l'abbiamo comprato. Che fanno lo usi? Facciamo debuttare il debuttante Manolas. E dobbiamo mettere anche il Bruno Perez Scigno. Questa è la nuova carta d'identità di dei coso. Mi raccomando, fai vedere pure tuo abito, che sì, c'è scritto pure la palazzina all'interno. No, vabbè, cioè, ho fatto così, tanto manco se cioè, raga, sulle nuove carte d'identità, davvero c'è scritta la palazzina e l'interno. Ma davvero? Ve lo dico, palazzina C, interno 16. Sì. Napoli Forever. BFF. Puoi cambiarla? Ok. No, poi ti metti quella rossa. È il grandioso. Anche io, cambiamo stadio, per favore. Sì, però è figo, è grandioso. È grandioso. Vai, vai, vai. Arbitro, arbitro. Ma Giulezzi era l'arbitro. Arbitro pupazzo. Arbitro, arbitro pupazzo. Infatti. Guarda che te parto. Parti noi a fanculo. Pjanic, Pjanic. Non puoi allungare la palla con Pjanic. Porca Eva. Era l'unico modo per fare qualcosa. Ma no, dovevi temporeggiare un attimo. Tanto stavo arrivata là. Vabbè, ma c'è Bruno Perez che mettere sulla Vespa, 50 special, sì, ma quanto ma è bello. Ma è Aubameyang comunque, non vorrei di niente. Guarda, guarda. Oh, Balotelli. Oh, oh, Balotelli. Ma perché l'ha incrociata? Mortacci su Perisic. Ma c'è posto dire che stupido. Ma se l'è mangiato. Sì. Ancora Pereira. Sta zitto. Oh, porco due. Oddio. Raga, a parte lui che muore, questa C tua. Questa c'è tua non si smentisce. No. Non si smentisce mai. E Mario Balotelli la mette dentro. Ed è il primo gol di testa in tutto è il primo gol di Balotelli in questa stagione. Non ragazzi. È vero. Che cazzo dici? L'altra volta stiamo 4 gol. No, ma io dico una realtà. Ah, Salah contro Schurrle. La mettiamo così, eh. Ah, questo punto. Questo... dai, mo' gli da rigore. Mannaggia la miseria. Ma no, io neanche ci sono. Io neanche ci sono andato addosso. Cioè, ci è andato da solo. Si ferma questo al centro. Porca puttana, lo sapevo, non si fermano, sta sempre al centro. L'ho cosata troppo. Mannaggia, mannaggia. È troppo presto. Quindi. Quando si fermano, regà, rimanete fermi perché fanno sempre così. C'è ballo da lì in mezzo. Vai, te. Dammi rigore. Sai che rigore, davvero vantaggio, fuori aria. Più che altro perché è Pereira. Oddio, porca puttana. Dovevi cambiare, almeno metti Pjanic. Ma vabbè, tira meglio Pereira. Sì, in effetti sì, è vero, tira meglio Pereira. Guarda. Aubameyang. È una cosa normale perché Aubameyang è un fenomeno, capito? Era buona l'intenzione, meno la realizzazione. Oddio! Oh, biglia! Biglia! Bucio del culo, però biglia! Bucio del biglia. Biglia, regà, biglia. Oh, biglia è troppo forte. Voi perché non avete visto quell'episodio? Non è vero. Non ha fatto quel. Si è dopato quell'episodio, cioè. Dai, ma che cosa? Vabbè. Non era questa la skill che volevo fare, ma... Ok comunque, ok comunque, ok comunque. No, dove passarla? Porca madonna! Dovevi passarla, era entrato. Sarà, di là. Più piano, Iavo, devi dare, eh. Che più cazzo. Piano, cioè. Mannaggia, Perisic. Ma un fallo, Dio santissimo. Zitto che c'è Biglia. Allora sì, eh. Una garanzia proprio. Questo c'ha il nome troppo lungo, mi copre tutto il campo quando parla. Dead killer. Ancora. Dead killer. L'hai visto? Porca puttana! Balotelli! Che cazzo! Di cattiveria! Fagli così! Fagli così! Così! Porca puttana! Bravo. Guardami sotto! Sotto dove? Balotelli! Va bene! No! Il coglione! No! Sì! Piazzala! No! Mica tanto! Ehi! Ehi! Vabbè! Gioca! No, no, merda, no! Merda di una cagna! Io non so... Che dici? Passala, passala! Passala! Non c'è nessuno! Davanti! Sta metti Ames. Basta che non fai passare più. Svettai! Oh, dimmi che è Manolas! Oh, dimmi che è Manolas! È Manolas! No, non è Maurizio! È Maurizio, è Maurizio!
Porco cane, non ci credo. Non ci credo. Mamma mia, Maurizio. Si sta buono, come ripiamo. That schema. Ma che culo c'è sta a me. Dietro, gioca bene. Vai. E parti però. È capito, non muovo via. Perisic o Pereira o chi cazzo te pare. Grande. Ma sei un coglione, mio! Ho capito! Ma baffo il culo! Cioè, non ho sentito niente! Chi è il coglione? Mo? Sei te il coglione! Sempre io! Dai! Yeah. Andiamo alla prossima! Ma comunque vincerà così è fantastico! Oddio mio, non ci credo! Allora, ragazzi, dopo che Maurizio è stato eroe per caso, sì, perché l'ha vinta lui... Non è interista! Questo no, non è neanche italiano, e ragazzi, allora, se vinciamo questa, siamo già salvi! Sì, ma la salvezza penso che sia l'obiettivo minimo, perché basta un punto. Adesso noi abbiamo bisogno di fare un'altra vittoria per andarci a trovare quel titolo. L'arcolana. La famosa arcolana. L'arco madò. Eh sì. O l'arco... No, l'arco di... L'arca di Madonna. Vai. Vabbè, comunque, giochiamo e vinciamo anche questa. Orgama Lama. Comunque, bene, noi cominciamo sempre in salita, no? Ma perché poi rimontare, perché sennò non c'è divertimento, sappiatelo. Si va dritti con De Guzman. Guzman, the god, the Guzman! Porca puttana! Niente. Però devi... Questo va a porta! Ho capito, devi coprire qualcuno, dai, cioè io non posso star fermo là, aspetta tutti e tre. Ma che cazzo? Che ha fatto? Perché? Rientra. Ancora. No! L'ha pure bloccata, no, cioè, ma che è? Ma perché? Questo gioca come noi... Non ci voglio credere che la deviazione nostra l'ha fatto segnare. Raga, mi sa che arriva il momento della prima sconfitta dopo tipo troppe partite. Arriverà oggi probabilmente, perché questo ci sta mettendo un po' sotto. The Guzman. Oh, ma un fallo me lo dai, grazie. Dai, che cazzo. Mamma mia, la tirano tutti malissimo. No, vabbè, non ci voglio credere. No, questa partita è decisa secondo me, cioè. No, sopporta la gente così, ti giuro. A Perez, ma vaffanculo! E porca troia! Ecco, un altro. Vai con che il twist. Che cazzo! Guarda, questo in mezzo a 8 è riuscito a passare, porco giù, lo faccio male, Guarda, ha fatto quell'altro! No. Regà, la prima sconfitta umiliante che prendiamo in questa... Ma quella umiliante, ma porca... Gansi! In questa serie. Questo qua è in mezzo a 3, oh, ma dai... Cioè, questi non riescono a fare un passaggio dritto e lui riesce a fare i passaggi in mezzo a 8 persone del cazzo. Ma che cazzo è diventato? Se ne andiamo conto. Raga, ma che cazzo stava a dire? Bella partita, questa è stata una partita emozionante fino all'ultimo. Ci ha tenuto col fiato sospeso, perché noi siamo forti e abbiamo fatto un gran tiki-taka. Ma soprattutto lui non ci ha capito un cazzo, ma a culo ha segnato. Ovviamente sto scherzando, questa abbiamo persa meritatamente. Abbiamo fatto schifo, dai. No, non hanno fatto un passaggio. Vabbè, comunque abbiamo fatto schifo. Stai scrivendo l'alfabeto morse. No, almeno che non voglio spaccare. Comunque, niente, anche questo video è finito. Una vittoria e una sconfitta comunque va bene, perché siamo in marcia, cioè abbiamo 12 punti, dobbiamo farne quanti? 16? 19 per vincere il titolo e 16 per passare di divisione. Quindi va bene così, dai. Al prossimo episodio sicuramente passeremo di divisione, oppure comunque ci avvicineremo alla conquista del titolo. Esatto. E dai, grazie, è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto questo video. Noi ci becchiamo al prossimo, come sempre. Bella. Ciao.